Taranto sit-in di USB sotto la prefettura, un successivo incontro con i rappresentanti della stessa prefettura, una delegazione di USB ricevuta, e siamo con il coordinatore provinciale di Taranto di USB, Francesco Rizzo, che ha guidato la delegazione. Allora, quali sono state le rivendicazioni sottoposte all'attenzione della prefettura e quale, diciamo, l'esito o almeno le aspettative derivanti da questo incontro? Ah, noi abbiamo chiarito alla prefettura che questo sit-in di protesta è stato fatto per sostenere i tre emendamenti che il senatore Turco ha presentato in favore dei lavoratori Venaes: quello sullo sblocco del TFR passivo, quello sull'integrazione salariale e anche l'ultimo emendamento fresco di stamattina inserito nella legge di bilancio sulla riqualificazione per lo smaltimento delle 4.000 tonnellate di amianto. Quindi percorsi di riqualificazione per i lavoratori di Venaes che potrebbero essere, come dire, in sintonia con tutta la discussione che stiamo facendo in regione per gli LPU. E quindi siamo venuti qui a dire chiaramente: noi ci aspettiamo che vengano non solo inseriti ma anche approvati quegli emendamenti, perché la politica, l'impressione che abbiamo, che sta perdendo la sensibilità, la politica nazionale, nei confronti di una vertenza e di un gruppo di lavoratori che oramai da 3 anni vive in questa condizione. Tra l'altro abbiamo ricordato alla prefettura che l'anno scorso in questo periodo eravamo qui sotto a manifestare per esempio per l'integrazione salariale. Il rammarico qual è? Che i ministri ne sono informati, cioè la parte politica è informata con largo anticipo rispetto alle esigenze che questi lavoratori hanno, ma ogni volta sembra quasi che ha bisogno dello stimolo che gli dobbiamo dare. Un film visto e rivisto, tra l'altro, come dici, ha come vittime i lavoratori. Il punto però è uno: oggi abbiamo chiarito alla prefettura, oggi si è in Pacifico. Se si alzeranno i toni. Sì, assolutamente. Nelle prossime settimane, se avremo, come dire, risposte negative rispetto agli emendamenti, faremo le valutazioni e probabilmente stavolta non saranno sit-in sotto saranno la più accesi, proteste più vibranti, con tono più elevati. È chiaro che chiediamo attenzione per questi lavoratori e soprattutto chiudo dicendo un fatto. Qui il problema è che la politica purtroppo ultimamente non fa più la politica. La politica dovrebbe interessarsi delle esigenze di questi lavoratori che da 3 anni vivono questa condizione. Noi abbiamo fatto una serie di proposte che non hanno un costo sociale, come dire, enorme, che sono sostenibili, e loro ci devono dare risposte. Che assolvono a... Pensano che noi, come dire, staremo fermi, inermi e gli daremo la possibilità, come dire, di eliminare il problema naturalmente, rimanendo fermi, se lo possono scordare, perché noi gli daremo tanto di quel fastidio che ci ricorderanno fino a quando andranno loro in pensione, se ci andranno mai. Michele Altamura, coordinatore USB, lavoratori ex ILVA in AS, un sit-in qui sotto la prefettura, un incontro con il prefetto, insomma, quali sono le conclusioni, le aspettative? Beh, come ogni anno purtroppo è di consuetudine stare qui ogni fine anno per il discorso dell'integrazione salariale. Abbiamo fatto le nostre proposte al prefetto e supportare gli emendamenti presentati dall'onorevole Turco. Speriamo a breve che questa situazione si risolve entro fine anno e non come l'anno scorso, che questa integrazione salariale fu prorogata fino a maggio. Parliamo di forse 200 euro circa? All'incirca è quella, me, 200 euro. Eppure si potrebbe risolvere, stiamo parlando di cifre davvero irrisorie. Soprattutto noi che siamo, come dire, abbiamo perso la dignità di lavoratori stando fuori da 3 anni, da novembre 2018, anche per dare dignità ai lavoratori e soprattutto tutte le varie problematiche che ci stanno da anni nei confronti dei lavoratori di Venaes. La cosa assurda è che proprio del futuro dei lavoratori ex ILVA in AS non c'è traccia neanche in quello che sarà il piano industriale, cioè come se foste completamente cancellati, inesistenti. Questo lo andremo a rivendicare nella presentazione del piano industriale, perché i lavoratori ILVA in AS, che siamo all'incirca 1600, non è che spariscono da un giorno all'altro, faremo una lotta abbastanza ferma. Non siete fantasmi? No, che fantasmi, ci faremo sentire. Ci siete qui questa mattina? A voglia, sempre.